A tutti, come sempre ci prendiamo qualche minuto di tempo per permettere ai partecipanti di accedere. Oggi siamo come sempre moltissimi, quindi prendiamo un po' di tempo. Buongiorno, questo è l'ultimo appuntamento del nostro ciclo Lezioni d'Europa. L'appuntamento di oggi è molto importante perché è dedicato alla progettazione europea dei fondi diretti, cioè quali sono diciamo gli elementi base per poter presentare una proposta di progetto da far finanziare nell'ambito dei fondi diretti e che abbia poi anche successo. Vi ricordo come sempre che questo ciclo di webinar è un ciclo diciamo ideato dalla Europe Direct dell'Università di Siena, ma poi realizzato in partenariato con lo Europe Direct Roma Innovazione, che appunto siamo noi ospitati presso il Formez, e lo Europe Direct del Consorzio Universitario della provincia di Trapani. Come sempre cercherò di darvi qualche elemento utile. In realtà noi abbiamo in linea una guida che purtroppo ormai è datata perché era una guida che noi avevamo redatto per il precedente periodo di programmazione, però ci sono degli elementi che sono ancora validi anche per l'attuale periodo di programmazione. Chiedo cortesemente ai colleghi di disattivare il microfono. Quindi avevamo realizzato questa guida che è stata aggiornata l'ultima volta nel 2017, come presentare una proposta di progetto nell'ambito dei finanziamenti diretti dell'Unione Europea e che trovate al link che vi ho indicato nella slide. Tenete presente che queste guide man mano nel nuovo periodo di programmazione saranno poi aggiornate, quindi rese nuovamente disponibili ma con l'aggiornamento. Ma intanto se volete dare uno sguardo potete anche consultare quella che è già in linea. Un'altra cosa che vi volevo ricordare è che è in corso la conferenza sul futuro dell'Europa, uno dei più grandi dibattiti che l'Unione Europea ha avviato per cercare di capire quali sono i desiderata dei cittadini europei. Vi ricordiamo che noi Europe Direct siamo una sorta di hub, quindi vi possiamo dare supporto per organizzare iniziative, dibattiti che coinvolgano i cittadini sui temi, sui principali temi che riguardano l'Europa. Quello che vedete appunto rappresentato è il portale che per la partecipazione e quindi vi chiediamo di contattarci qualora desiderate organizzare un'attività di consultazione con il pubblico per la quale desiderate un piccolo aiuto. E questa appunto è la piattaforma multilingue della conferenza sul futuro dell'Europa dove potete trovare tutte le informazioni. Ora vi do qualche, diciamo, informazione pratica. L'attestato di iscrizione lo riceverete circa una settimana dopo l'evento, quindi vi verrà inviata una mail da parte dello staff del progetto e dopo che avrete ricevuto la mail dovete compilare un questionario di valutazione e solo dopo potrete scaricare il certificato di iscrizione. Quindi cortesemente vi chiedo di non mandarci subito le mail dicendo che non avete ricevuto l'attestato di partecipazione, perché ci dovete dare il tempo di certificare e di attestare le vostre presenze. Come sempre vi ricordo le informazioni relative all'Europa le trovate sul nostro canale Europa www.europa.com. Formez.it. Nel pallino in alto trovate la nostra newsletter elettronica che però potete anche ricevere chiedendovi appunto di iscrivervi. Anzi, vi ricordo che se volete le informazioni relative alle attività che organizziamo, vi consiglio di iscrivervi alla newsletter perché è l'unica mailing list che noi possiamo utilizzare per poter inviare degli inviti e ricordatevi di autorizzare il trattamento dei dati. Nel box in rosso invece trovate tutta una serie di banche dati, la banca dati dei bandi scadenza, degli eventi che sarebbero le giornate informative che vengono organizzate sui vari strumenti finanziari dell'Unione Europea e le banche dati relative ai finanziamenti diretti, è già in linea quella del periodo 2021-2027. Così come vi ricordo che noi abbiamo un account social Twitter e anche un nostro canale YouTube dove tra l'altro potete trovare molte delle video registrazioni dei nostri webinar.
Relativamente al webinar potrete trovare sempre qualche giorno dopo l'evento sulla pagina che avete utilizzato per iscrivervi sia la videoregistrazione del webinar, così come le slide che verranno proiettate. Questa è la banca dati dei programmi comunitari 2021-2027, dove trovate le schede relative a ciascuno strumento finanziario e all'interno trovate anche i bandi che riguardano quel singolo strumento finanziario. Siccome ancora non tutti gli strumenti finanziari sono stati approvati, quelli che non sono stati approvati, appunto, hanno tra parentesi la parola proposta. Questo significa che ancora non è stato pubblicato la decisione di adozione o il regolamento di adozione di quello strumento finanziario. Nel momento in cui lo sarà, noi toglieremo appunto la parola proposta e a quel punto voi sapete che lo strumento è stato adottato ufficialmente. Quindi vi ricordo che noi siamo a vostra disposizione con uno sportello informativo online. Questo in alto trovate l'indirizzo per potervi iscrivere alla nostra newsletter elettronica, è mensile, quindi ricevete un numero a inizio mese. Per contattarci in questo momento vi consigliamo di farlo esclusivamente per via mail perché il call center sta funzionando saltuariamente in quanto stiamo lavorando ancora in smart working. E poi vi ricordo i nostri canali europa.formez.it, programmi comunitari.formez.it dedicato interamente agli strumenti finanziari diretti, il canale dedicato all'innovazione digitale igov.formez.it e poi il canale dedicato alla formazione formazione.formez.it. Io mi fermerei, lascerei invece la parola al nostro partner dell'Università di Siena, il professor Massimiliano Montini, che per un Sì, saluto. buongiorno a tutti. Grazie Claudia, mi sentite bene? Sì. Ok, buongiorno a tutti. È un piacere essere qui anche oggi per introdurre questa ultima lezione del nostro ciclo di quest'anno, 2021, delle lezioni d'Europa. Siamo veramente soddisfatti di come è andata questa annata, diciamo, pur nella difficoltà di questo anno accademico particolarmente difficile per tutti noi, da un punto di vista proprio organizzativo, però diciamo, questo partenariato che ha preso via in forma sperimentale lo scorso anno e quest'anno si è rafforzato, ci ha consentito di raggiungere un ampio numero di partecipanti e di avere dei feedback molto positivi da parte vostra e quindi siamo contenti. Anzi, approfitto per dire che stiamo lavorando già sul nuovo programma degli eventi del prossimo anno accademico da settembre in poi e quindi siamo sempre disponibili a ricevere anche sollecitazioni da parte del pubblico, diciamo, di tutti gli utenti dei nostri corsi, che poi cercheremo di inserire nei nostri programmi di lavoro per quanto possibile, naturalmente perché in parte i programmi sono stati già scritti, in parte possono essere implementati ulteriormente con ulteriori iniziative. Oggi ci occuperemo di progettazione e continueremo ad occuparci di progettazione europea dei fondi diretti. Abbiamo avviato le ultime tre lezioni del nostro corso di lezioni d'Europa dedicato al tema della progettazione europea. La scorsa settimana, come ricorderete, Claudia Salvi ci ha fatto una ottima panoramica sui finanziamenti diretti del periodo 2021-2027 ed oggi abbiamo Raffaella Scordino che ci introdurrà alla progettazione europea in modo più, diciamo, pratico, quindi andando a vedere come sono strutturate le call, i bandi e come si può avviare l'attività di progettazione, quindi andando nello specifico per quanto possibile. Ovviamente si tratta di una lezione introduttiva a questo tema, ma certamente siamo sempre lieti di inserire nel nostro programma di lezioni d'Europa alcune lezioni sulla progettazione europea per passare, diciamo, dalla teoria
alla pratica della progettazione. Non voglio prendere altro tempo alla relatrice di oggi, che ringrazio molto per la sua disponibilità. Mi preme però portare un saluto che non è solo il mio della Europe Direct dell'Università di Siena, ma quello anche degli altri partner di Europe Direct Roma Innovazione e Claudia Salvi, che avete appena visto nell'introduzione, e anche Raffaella Scordino, che lavora presso Europe Direct Roma Innovazione, e poi il saluto della Europe Direct Trapani e del Consorzio Universitario di Trapani, e vi porto il saluto anche della nostra partner Marta Ferrantelli. È davvero un piacere poter concludere con una certa soddisfazione, come dicevo, questo ciclo, e passo la parola a Raffaella Scordino e auguro a tutti un buon webinar. Buongiorno a tutti, grazie molto al professor Montini. Io mi scuso, ma oggi la tecnologia rema contro, quindi non siamo riusciti ad attivare la webcam. Spero comunque che mi sentiate. Segnalo solamente ai colleghi che con questo box immagine non riesco a vedere la chat e quindi non riesco eventualmente a vedere. Ecco, perfetto, grazie molto. Così vedo anche i feedback eventuali dei partecipanti. Come diceva il professor Montini, per l'appunto, a valle, a seguito dell'incontro precedente, dell'appuntamento precedente in cui la collega Claudia Salvi vi ha fatto quella esaustiva panoramica dei programmi a gestione diretta attivi in questo periodo di programmazione, noi cercheremo di vedere insieme nella giornata di oggi un po' quelle che sono le caratteristiche principali perché la Commissione europea possa ritenere finanziabile e quindi quali sono le caratteristiche che le nostre proposte progettuali che vogliamo candidare nell'ambito dei programmi a gestione diretta devono avere e quindi con un approccio abbastanza pratico. Visiteremo insieme, sempre se la connessione e la tecnologia non rema contro e se la connessione ci agevola, vedremo insieme, esploreremo insieme il portale dove il gateway, diciamo, il portale di accesso attraverso cui la Commissione europea, con le sue direzioni generali tematiche diverse, veicola tutte le opportunità di finanziamento e quindi ovviamente parleremo anche di partenariato, i diversi ruoli che hanno i partner e quanto importante sia la dimensione partenariale per la candidatura di progetti di qualità e chiuderemo poi con una breve menzione, insomma, agli aspetti, a quelli che sono i principi generali rispetto appunto al budget e alle spese ammissibili dei progetti. Riprendo alcune cose che la collega Claudia Salvi aveva detto nell'incontro precedente, quindi coloro che avessero seguito anche gli appuntamenti precedenti mi perdoneranno se riscontreranno delle ripetizioni, ma insomma forse possono essere utili, può essere utile richiamare questi elementi, soprattutto a beneficio di coloro che magari non avessero potuto seguire gli incontri precedenti. E se fosse così, vi reiteriamo l'invito a fruirne in modalità sincrona, perché vi ricordiamo che le registrazioni degli appuntamenti precedenti sono stati già resi disponibili sulla relativa pagina e sono molto importanti perché ricordo che nei precedenti appuntamenti la collega ha fatto prima un inquadramento di quello che è l'azione strategica, le priorità strategiche della Commissione europea e poi una panoramica appunto su quelli che sono gli strumenti attuativi per andare a finanziare in azioni, interventi in quelli che sono gli ambiti settoriali di competenza delle diverse politiche della Commissione europea. Quindi noi oggi parliamo appunto dei finanziamenti delle candidature, di proposte nell'ambito dei finanziamenti a gestione diretta, concentrandoci, come vedete dal cerchietto, proprio sui programmi tematici. Quindi non tratteremo in questa sede i programmi dell'assistenza esterna, che sono quelli diciamo destinati alla cooperazione con i paesi in via di adesione nell'ambito dello strumento IPA, che nel periodo 21-27 si chiama appunto IPA terzo, oppure quelli della politica di vicinato. Magari a questo destinerà a questi strumenti di cooperazione dedicheremo in futuro un eventuale appuntamento se fosse di interesse. Parliamo quindi appunto di programmi tematici, quei programmi che sono gestiti direttamente
dalle direzioni generali della Commissione europea o da sue agenzie esecutive, agenzie delegate, che quindi gestiscono interamente tutto il ciclo della programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei diversi programmi. Claudia prima vi ha fatto vedere la banca dati. Ripartiamo un attimo da qui perché è uno strumento utilissimo, benché ovviamente le informazioni siano sui diversi programmi, siano disponibili sui siti, come vedremo, delle direzioni generali, ma insomma questa è una banca dati molto utile che vi consente di accedere alle informazioni in maniera molto, molto semplice. Trovate soprattutto anche per quei programmi che sono stati già approvati, e in realtà, come vedete, sono la maggioranza, residuano, sono ancora in proposta circa 5-6 programmi, ma la stragrande maggioranza, i progetti più programmi più significativi sono stati già adottati, e lì potete accedere direttamente al link. Avete il link ai documenti di approvazione dei programmi, i riferimenti ai punti di contatto nazionali. Insomma, vi invitiamo davvero a utilizzare questa banca dati, anche perché troverete, diciamo, i frutti di quel grande lavoro di aggiornamento della banca dati sui bandi. La collega infatti aggiorna per ciascun programma questa banca dati con tutti gli avvisi che vengono, i bandi che vengono appunto pubblicati, e questo è un periodo caldo perché, essendo inizio periodo di programmazione, quando vedremo portale EU Tender Funding, vedete che ci sono tantissimi call for proposal, tantissimi bandi che sono in fase o di avvio, di prossima pubblicazione, o sono già stati proprio già pubblicati. Solo per completezza del quadro, in realtà i programmi, la Commissione agisce attraverso i suoi programmi diretti ed eroga i finanziamenti, non solo attraverso le sovvenzioni, ripeto, noi oggi parleremo in via principale di sovvenzioni, quelle che in inglese appunto si chiamano grant, però dobbiamo sapere che il supporto finanziario della Commissione europea viene veicolato anche attraverso strumenti più di natura finanziaria, quindi prestiti, garanzie e contributi, e poi i premi. E a tal proposito mi piaceva segnalarvi come esempio dei premi. I premi sono delle ricompense che la Commissione europea aggiudica, diciamo, nell'anno di alcuni contest. Vi segnalo appunto, per esempio, che il 30 giugno chiudono i termini per il contest nell'ambito del programma Horizon Europe del EU Prize for Women Innovators, proprio per incentivare le imprenditrici donne che operano nell'ambito dell'innovazione. Brevissimamente, per coloro appunto che non avessero seguito, diciamo, gli incontri precedenti, vediamo quali sono le differenze delle sovvenzioni di cui noi ci occupiamo oggi rispetto alle vere e proprie gare d'appalto. Le sovvenzioni sono praticamente dei fondi che vengono erogati a fronte del perseguimento di una finalità istituzionale. Come vedremo, nell'ambito dei diversi programmi, la Commissione europea stabilisce dall'alto degli obiettivi strategici che vuole raggiungere e eroga le sovvenzioni con un approccio fondamentalmente dal basso, cioè sulla base di quelle progettualità che vengono dal basso, quindi con un approccio bottom-up, però per il seguimento di obiettivi strategici prioritari stabiliti dalla Commissione europea, laddove le gare d'appalto, i cosiddetti tender, sono invece hanno prettamente una natura commerciale, e proprio perché sono destinati all'acquisto di beni, servizi o realizzazione di opere. Quindi, fondamentalmente, nel caso dei tender, del procurement, quindi delle gare di appalto, la Commissione si rivolge a operatori economici del mercato, operatori economici del mercato, proprio per l'acquisizione di beni e servizi. Quindi i tender hanno natura prettamente commerciali, prevedono ovviamente il 100% del contributo finanziario, vengono espletati attraverso delle procedure di public procurement, quindi di procedura a evidenza pubblica, attraverso appunto le cosiddette call for tenders, cioè gli inviti a presentare offerte, così si chiamano in italiano. E ovviamente, in quanto
come dire, attività commerciali è previsto il profitto, cosa che assolutamente, come vedremo più in là, è da escludere per quanto riguarda le sovvenzioni che hanno appunto, avendo una finalità istituzionale, non è assolutamente consentito che i progetti europei generino delle plusvalenze, diciamo, delle entrate, generino delle entrate. Se così fosse, lo vedremo quando analizzeremo insieme, scorreremo un esempio di call for proposal, vedrete che il bando stesso, la call for proposal stessa prevede che il progetto in caso di entrate o plusvalenze che dovessero generarsi, questi importi dovranno essere dedotti dalla sovvenzione comunitaria, sovvenzione comunitaria che non copre interamente il costo del progetto. Normalmente la Commissione cofinanzia tra una percentuale media a seconda dei programmi e a seconda delle diverse call for proposal in una media che va tra il 50 e il 90%. Il 100% è rarissimo e solo appunto in pochissimi casi. Mediamente questa è la percentuale di finanziamento, il che vuol dire che l'applicante, cioè il consorzio di partner che candida la propria proposta progettuale, dovrà integrare la quota residua con risorse proprie, ma questo lo vedremo un pochino più avanti. Quindi è chiaro che nel caso di una sovvenzione quello che rileva è fondamentalmente la qualità della proposta, e su questo torneremo perché è un aspetto abbastanza cruciale. Conta l'aspetto finanziario, ma un pochino meno rispetto a quanto rileva ovviamente per quelle che sono i tender. Quando parliamo di sovvenzioni, precisiamo appunto che sono di due tipi, cioè principalmente le sovvenzioni per realizzare appunto dei progetti europei, quindi per finanziare specificazioni, e si chiamano appunto Grant for Specific Action, che sono la maggior parte. Però poi ci sono anche i cosiddetti Operating Grant, che sono delle sovvenzioni di funzionamento che la Commissione eroga, sempre attraverso procedure veicolata attraverso il portale EU Tender Opportunities, che appunto vengono erogati per supportare le attività abituali e permanenti di organismi o associazioni europee, comunque di rilievo europeo, cui la Commissione europea appunto riconosce questo supporto per l'espletamento delle proprie attività. Questa slide ve la volevo presentare perché ci illustra fondamentalmente quello che è l'iter progettuale e che analizzeremo a breve. Quindi dalla presentazione dell'idea progetto alla definizione degli accordi partenariali in caso di esito positivo della candidatura. Però è interessante vedere l'iter progettuale in relazione a quello che è il ciclo del progetto. Ciclo del progetto, metodologia, il Project Cycle Management, che come vedremo la Commissione europea ha opportunamente fatto propria dai lontani primissimi anni 90, proprio con l'obiettivo di migliorare la programmazione e la definizione di progetti di qualità da supportare con i propri finanziamenti. Per cui la gestione del ciclo del progetto, che probabilmente tutti di voi conoscerete, come sapete, prevede diverse fasi. La fase della programmazione, che è quella appunto che fa la Commissione europea nell'ambito dei diversi programmi settoriali, stabilendo appunto gli obiettivi le strategie di attuazione che su un periodo pluriennale si dà per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi dello specifico settore, dello specifico programma. E poi c'è la fase di identificazione, che è quello di, diciamo, di progettazione di massima, fondamentalmente è la prima parte di lavoro analitico, perché come vedremo la preparazione di un progetto di qualità richiede assolutamente di utilizzare, è imprescindibile utilizzare gli spunti metodologici e gli strumenti che il Project Cycle Management preziosamente ci offre per fare quel lavoro di analisi del contesto, dei problemi, che è il punto di partenza, come vedremo, nella formulazione di una proposta progettuale. E poi c'è la fase di formulazione, cioè quella di dettaglio operativo, quindi di
preparazione del progetto più di dettaglio, quindi la selezione della logica di intervento, quindi di quel nesso causale tra attività, risultati e obiettivi che vogliamo andare a raggiungere per determinare un miglioramento, un cambiamento, un miglioramento rispetto alla situazione problematica di partenza che avremo identificato appunto nella fase preliminare di identificazione. E notate come nello schema iterprogettuale, non a caso, idea, progetto e partenariato sono tratteggiati proprio perché l'idea era di rendere, come dire, evidente che il partenariato deve attivamente, tutti i partner del progetto devono attivamente contribuire e partecipare all'analisi delle problematiche, quindi alla formulazione degli obiettivi, che altro non sono che la riformulazione in chiave positiva di situazione desiderabile e desiderata, e quindi alla formulazione e all'articolazione del progetto. Dimentichiamoci l'idea di un progetto confezionato a tavolino, diciamo con un'analisi desk. Come vedremo, gli spunti metodologici del Project Cycle Management, che non potremo vedere in questa occasione, ma che vi invitiamo a, come dire, a rispolverare, a riprendere, sono un preziosissimo strumento, non solo nella fase di identificazione e formulazione del progetto, ma anche nella fase proprio di gestione con tutto il sistema degli indicatori e quant'altro. E poi vediamo come l'iter progettuale, quindi la fase di identificazione e formulazione, è seguita poi dalla fase del finanziamento. Finanziamento che, come abbiamo visto prima, viene gestito attraverso la pubblicazione di queste call for proposal direttamente dalla Commissione europea o dalle sue agenzie esecutive, cui viene demandata la gestione, la programmazione, gestione e implementazione dei programmi, quindi attraverso proprio la call for proposal. E qui c'è la presentazione della proposta progettuale e, in caso di aggiudicazione, poi vedremo a breve con quali sono gli step per presentare la proposta, però in caso di aggiudicazione la parte di finanziamento, la fase di finanziamento viene seguita da quella di realizzazione, ciò vuol dire che si apre una fase di negoziazione, di definizione degli accordi contrattuali tra il consorzio proponente, diciamo il partenariato, e l'applicant, come si suole chiamare, e la Commissione europea, attraverso la definizione di un grant agreement, quindi dell'accordo di sovvenzione, e vedremo poi a breve che caratteristiche ha questo grant agreement. E poi a valle è importantissimo che vengano definiti anche gli accordi fra i partner, il cosiddetto consortium o partnership agreement, cioè un accordo che tra i partner che dettagli fondamentalmente compiti, task, responsabilità e chiarisca il ruolo di tutti, il contributo di tutti per la realizzazione del progetto. E quindi poi il ciclo del progetto si conclude dopo che i progetti vengono realizzati, valutati, la valutazione degli interventi che vengono finanziati, cofinanziati dalla Commissione europea, poi vanno ad alimentare come dire, la successiva fase di programmazione, quindi vanno ad alimentare la programmazione per le annualità successive. Un messaggio vi vorrei dare, ovvero ora vediamo cosa è indispensabile conoscere, conoscere bene e approfonditamente per poter preparare una valida proposta progettuale. Però io inviterei intanto la collega Claudia Salvi, se vuole integrare pure lei o vuole intervenire ogni tanto, è benvenuto un suo contributo. E stavo appunto ribadendo, e non so se Claudia si trova d'accordo su questa affermazione, che oggi forse è un po' più facile di ieri presentare delle proposte progettuali. Non foss'altro perché l'informazione di cui abbiamo bisogno è abbastanza sistematizzata e facilmente fruibile, e come vedremo, il fatto che ora le proposte progettuali vengano inviate online attraverso il portale che fra un po' visiteremo, navigheremo, insomma, è probabilmente una grossa agevolazione. Però, per presentare una proposta progettuale valida, è fondamentale intanto conoscere bene il programma. Ecco perché vi invitavamo a rivedere quell'incontro di presentazione, quella panoramica sui programmi comunitari, ma soprattutto non solo la decisione di approvazione del programma, ma anche il programma di lavoro multiannuale. Normalmente sono biennali o
o anche di pluriennali, è praticamente il documento che ci fa capire come la Commissione europea intende attuare per le annualità di riferimento appunto le finalità, gli obiettivi del programma, come intende articolare, proprio con che modalità operative. Ora, se riusciamo e la rete me lo consente, vorrei brevemente farvi vedere proprio un esempio di piano di lavoro. Non so Sì, lo se lo vedete, vi vediamo. chiedo cortesemente Raffaella, lo una vediamo. conferma in chat. Questo è solo per farvi vedere, appunto. Ok, grazie. È solo un esempio, parliamo nello specifico del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori e come vedete la Commissione europea per questo programma ha fatto steso un primo piano annuo pluriennale che si riferisce al periodo 21-22. Ovviamente non entreremo nel merito e non lo vedremo, però vi ho segnalato, vi ho evidenziato, scorrendo il documento, alcune parti importanti che ci danno delle indicazioni. Io spero che ci arriviamo un attimo solo. Come vedete, già meramente dall'indice vi fa vedere insomma la struttura, quindi tutte le informazioni che ci servono e che ci sono utili anche in chiave di pianificazione di possibili progetti da presentare. Vedete appunto l'overview del budget, quali sono le risorse per gli anni di riferimento e quali sono i criteri di leggibilità, di selezione e di aggiudicazione, cioè è il punto di partenza imprescindibile che vi consigliamo di leggere attentamente in base al tema, al programma che vi interessa in funzione appunto del vostro ambito del vostro ambito di attività. E come vedete, appunto, c'è proprio una programmazione, cioè la Commissione europea con questo documento ci dice gli obiettivi del programma, come intende attuarli nel periodo di riferimento. Avevo evidenza, ecco qui, per esempio, dice appunto quali sono gli obiettivi specifici del programma. Sapete che questo programma è ad ampio spettro, quindi ha diversi strand, diciamo dei volet tematici, quello di proteggere e promuovere i valori unionali, i valori fondanti e fondativi dell'Unione Europea, promuovere i diritti, l'uguaglianza, l'equità e la non discriminazione e quant'altro. E questo è lo strand proprio di uguaglianza, diritti e parità di genere. Poi c'è quello della promozione attiva, della partecipazione attiva, quindi dell'engagement dei cittadini, del coinvolgimento delle iniziative di partecipazione della cittadinanza e di promozione della partecipazione alla vita democratica dell'Unione, che è un altro strand, diciamo, un altro volet di questo programma, e poi quello della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere e alla violenza contro i cittadini, che era lo strand del vecchio precedente programma Daphne. Ora, vedete come per ogni strand, quindi per ogni volet del programma, la Commissione e chiarisce quelli che sono gli obiettivi e i risultati che vuole raggiungere. Non entriamo nel merito, non lo possiamo leggere, ma è un invito, una volta che è individuato il programma che più si attaglia al vostro ambito di attività, è un invito a leggere attentamente questo documento perché dalla programmazione pluriennale, diciamo, il punto di partenza appunto per comprendere bene il framework, il contesto, il quadro nel quale dobbiamo andare ad agire, anche perché teniamo conto, come vedremo a breve, che il progetto che noi vogliamo andare a candidare, uno dei criteri di valutazione, come vedremo a breve, è proprio la sua rilevanza, ciò vuol dire proprio l'aderenza agli obiettivi dello specifico programma. Questo vuol dire che l'obiettivo generale del nostro progetto europeo, quello a cui vogliamo tendere con il nostro progetto europeo, di fatto coinciderà o dovrà coincidere o essere molto coerente con gli obiettivi specifici del programma nell'ambito del quale andiamo a candidare una nostra proposta progettuale. Quindi importante vedere questi documenti. Ecco qui, mi premeva farvi vedere, per esempio, questa è un'utile indicazione perché così noi sappiamo qual è il budget overview, diciamo, la programmazione per il periodo 21-22 per i diversi strand, per i diversi volet tematici, diciamo, del programma.
Sì, quindi l'allocazione finanziaria per un anno e per l'altro, e poi più avanti la Commissione dice appunto che verrà implementata attraverso grant, quindi attraverso sovvenzioni, ma anche attraverso procurement, quindi quelle call for tender che però noi abbiamo detto non vedremo in questa occasione, in questo incontro, e dai premi, dagli awarding prize, uno degli esempi appunto vi avevo fatto vedere quell'altro. Quindi queste già sono le modalità con cui la Commissione, e qui vedete che fa proprio una programmazione, cioè quanti finanziamenti sui grant, quante risorse sui premi in un anno e nell'altro. Insomma, da una lettura attenta del programma possiamo trarre utilissimi spunti anche per eventualmente preparare, costruire la nostra proposta progettuale, perché quello che vedremo a breve è che appunto bisogna agire per tempo e la proposta va ben impiantata, ben impostata, abbiamo detto, con la collaborazione di tutti i partner che riteniamo strategico e opportuno coinvolgere. E qui per esempio dice, solo per farvi vedere un esempio di informazione, qui dice per esempio che la Direzione Generale Giustizia e Consumatori gestisce questo programma, fatta eccezione per lo strand, diciamo, per le azioni che hanno come obiettivo quello di promuovere e proteggere. Scusate, non muovete quello di promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità, che in questo caso viene gestita direttamente dalla Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione. E poi che l'implementazione, come dire, la gestione, quindi tutta la gestione del programma e delle sue misure attuative viene delegata appunto all'EAGEA, cioè all'Agenzia per la Cultura, agenzia esecutiva nel settore della cultura. Insomma, a titolo esemplificativo, per farvi vedere appunto la programmazione, come viene fatta e come e quelle che sono poi i criteri da cui discendono poi le call for proposal, cioè i criteri che vengono poi ribaditi nelle call for proposal. Ma già qui noi sappiamo, la Commissione con il suo piano di lavoro pluriennale ci forma di come andrà a selezionare le operazioni, quindi gli interventi progettuali. E ora provo a ritornare un attimo sulle slide. Un attimo solo che ritorno. Quindi questo perché appunto dicevamo, il programma di lavoro multiannuale che ci aiuta a capire come la Commissione programma, la prevede di attuare il programma nel periodo di riferimento, e poi ovviamente la call for proposal, ne vedremo un esempio, scorreremo un esempio breve. Sempre nell'ambito di questo programma di cui vi ho fatto vedere il piano di lavoro, e poi c'è sempre disponibile una guida per i candidati che reca tutta una serie di informazioni precise, e poi il formulario online che a breve, nelle prossime slide, vedremo delle parti di cui si compone e come funziona. Tutte queste informazioni vedete anche dove trovarle. Come dicevamo, il portale dei partecipanti che visiteremo a breve, cerchiamo di navigarlo in diretta, diciamo, contiene, come dire, un gateway, un contenitore che contiene informazioni fondamentali e preziosissime. Qual è il primo step? È quello della registrazione, ma anche qui io provo, invece di farvi vedere le slide che potrebbero risultare un po' ostiche o comunque pesanti, proverò a navigare. Così vi faccio vedere, vi chiedo conferma, Claudia, ti chiedo cortesemente Si conferma che si vede, veda, perché ora che ho la Raffaella si vede, navigazione se non ci vedo dovesse più essere problemi te li il segnalo box io. della piattaforma. Ok, Non sentiamo più la tua voce, Raffaella, perfetto, per grazie ora. Claudia, e poi ti reitero l'invito se vuoi aggiungere qualcosa, Non integrare. sentiamo più la tua voce. Ora mi senti? Ora ti sento, sì. Ora Ok, non no, ti ti sento. reiteravo l'invito, eventualmente se. La voce va e Si viene, sente, non si. Claudia? No, la tua voce va e viene. Quindi la banda di Raffaella non è sufficiente, probabilmente. Allora niente, mi dispiace, abbandono l'idea di farvi vedere Esatto, mi vai. dispiace, abbandono. Ritorno alle slide. Mi scuso, come dire. Aspetta.
Conviene, sì, Raffaella, che vai offline eccomi, sto perché. ritornando alle slide. Mi spiace perché speravo di navigare insieme, che era una maniera anche un po' più leggera e più utile. Insomma, comunque, molto brevemente, ho fatto degli screenshot e spero che, insomma, non risultino particolarmente pesanti. Intanto, in primo luogo, vi segnalo che sul portale è disponibile, qui c'è il link che vi rendiamo disponibile, ma già se andate sul portale EU Tender Funding Tender Opportunities nella colonna di destra trovate tutta una serie di webinar già realizzati o di prossima realizzazione che vi invitiamo, insomma, a seguire. In particolare qui vi ho riportato intanto la registrazione di un webinar che la Commissione ha organizzato lo scorso 27 maggio, che era proprio specificamente di presentazione del portale. Quindi, se avete 2 ore e mezzo di tempo da dedicare a questo, perché è stata una presentazione molto ampia, poi con una serie di approfondimenti, domande, quindi prende molto tempo, però tutto in lingua inglese, ovviamente, ma ci dobbiamo già iniziare ad abituare a parlare e ragionare in inglese. E comunque vi consigliamo appunto questo, di eseguire questa registrazione che era la presentazione, diciamo, for beginner, quindi proprio per principianti, sul funzionamento. Io brevissimamente vi faccio vedere, insomma, quelli che sono i primi step. Intanto, per poter candidare una proposta progettuale, la nostra organizzazione e quella dei partner, quindi tutti gli enti che costituiscono il partenariato, devono essere preventivamente, registrati, presenti, appunto nel registro dei partecipanti. Qui trovate Raffaella, il link. scusami se ti interrompo. Volevo chiarire un punto. Siccome la signora Ducchi dice invierete la richiesta di partecipazione a questi webinar, vi devo dire che questi non sono webinar organizzati da noi, quelli di cui vi ha parlato Raffaella, ma sono webinar che vengono organizzati dalla Commissione europea. Quindi è alla Commissione europea che dovete chiedere, le registrazioni e non a noi. Noi non No, no, però facciamo solo Claudia, da permettimi di tramite. precisare che sono già disponibili queste registrazioni, come cercavo di Sì, però rappresentare siccome prima, cioè la chiedevano Commissione a europea. noi, siccome ci chiedevano e No, no. chiedete la richiesta di partecipazione a questi webinar, no, non lo possiamo fare perché non siamo noi gli organizzatori, dei webinar. Questo era il concetto. Sì, certo, assolutamente. Sono webinar della Commissione europea perché presentano strumenti della Commissione europea, nello specifico il portale dove si trovano tutte le opportunità di finanziamento. Era un suggerimento il mio di, se avete tempo da dedicare, di andare a vedere, così può essere utile. Però vi segnalo, per esempio, che ho visto stamattina che sono presenti anche altri webinar, quindi l'invito è a consultare sempre il portale perché ci possono essere diverse informazioni utili, diverse occasioni di informazione e di aggiornamento utili. Per esempio, organizzeranno per i prossimi giorni dei webinar per spiegare come si presentano proposte di progetto valide nell'ambito di Horizon, per esempio, se qualcuno dei partecipanti lavorasse nel settore della ricerca e dell'innovazione, per esempio. Quindi comunque è uno strumento di approfondimento che può essere assolutamente utile. Allora, stavo cercando di dire che quindi si sono spostate, ecco qui le slide. Il primo step quando vogliamo presentare una proposta progettuale è registrare le organizzazioni che costituiscono il partenariato proponente presso il registro dei partecipanti. Per farlo dovete prima, e qui c'è il link, vi ho riportato il link. Dovete prima creare un EU login, che è appunto un login che vi permette di entrare in tutti i siti e i portali della Commissione europea. Vi autenticate e poi cliccate qui. Vedete che ve l'ho cerchiato nel box di destra, Register Your Organization, e quindi inserite e caricate tutti i dati della vostra organizzazione. Ed è importante che una volta che viene effettuata questa registrazione, vi verrà rilasciato un PIC, cioè un codice identificativo del partner, un Partnership Identification Code, quindi l'identificativo
la Commissione usa per appunto associare le proposte progettuali alla vostra entità, alla vostra organizzazione. Dicevamo quanto è importante, vedevamo appunto nella slide precedente il programma, la decisione di finanziamento, il piano di lavoro annuale e ovviamente il testo della call for proposal che vedremo a breve. Scorreremo sempre, dicevo, una call for proposal del programma Cittadini Eguaglianza, quello di cui abbiamo visto il piano di lavoro prima. E anche qui il combinato disposto del programma annuale o pluriannuale di attuazione del programma tematico, la call for proposal, la guida per i candidati, tutto questo ci dà una base informativa, conoscitiva preziosissima e ci dà tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno per imbastire e preparare una proposta progettuale valida. Poi, se per qualche motivo non dovessimo avere chiaro qualche aspetto rispetto alla call for proposal, che ora vi vorrei far vedere, così entriamo un po' più nel concreto, la call for proposal reca sempre un riferimento, una mail a cui potete appunto fare riferimento per chiedere eventuali chiarimenti. Scusate, non mi si sta caricando il documento scelto, vi chiedo solo un attimo di pazienza. Eccola qui, vediamo se si visualizza il PDF. Ecco qui. Questo è un esempio di call for proposal. Una call for proposal che praticamente reca tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Ora non entriamo nel merito di questa call for proposal e del tematismo. Io ho sottolineato in giallo, vedete qui, basta vedere già partendo dall'indice, c'è cioè il background, quindi tutti i documenti di strategia di riferimento, perché il programma tematico vuole attuare gli obiettivi strategici in coerenza con le strategie e i piani di azione che stabilisce per le diverse tematiche, per i diversi settori, la Commissione europea. Quindi nel background vengono riportati tutti gli elementi strategici, appunto il background, tutti i documenti di riferimento, gli obiettivi, i temi e le priorità, le azioni, le attività che possono essere finanziate dallo specifico, con questa specifica call for proposal, il budget disponibile, quali sono i criteri, intanto la tempistica anche di espletamento della procedura di valutazione, di selezione, quali sono i criteri di eleggibilità, chi può partecipare, che caratteristiche deve avere il consorzio, eccetera, eccetera. Ora noi non entriamo, dicevo, nel merito della tematica, perché appunto dicevamo il programma è Citizen Quality Rights and Value Program. Non entriamo nello specifico, questa è una call for proposal che intende promuovere appunto l'eguaglianza e contrastare, porre in essere azioni di contrasto al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione. Non so quanti dei partecipanti, per esempio, all'incontro di oggi possono essere interessati a questa tematica specifica, ma a me premeva farvi vedere più o meno l'architettura, la struttura di una call for proposal e come leggerla. Quindi vi dicevo, ho segnalato in giallo, evidenziato in giallo, ma la scorreremo molto velocemente, anche perché il tempo è tiranno. Non abbiamo a disposizione troppo tempo, appunto farvi vedere come vengono appunto definiti gli obiettivi, nello specifico appunto creare un approccio intersettoriale di ampio spettro per porre in essere azioni di prevenzione e contrasto all'intolleranza, al razzismo, peraltro ahi noi un tema attuale perché sappiamo quanto appunto siano necessarie oggigiorno azioni di questo tipo, poi fa vedere appunto i temi e le priorità per ciascuna, diciamo, obiettivo di questa call, però noi, ripeto, non entriamo nei tematismi, vediamo che per ogni obiettivo è stabilito il budget indicativo che viene messo a disposizione con questa call for proposal, quindi per esempio per le azioni per promuovere la gestione delle diversità e l'inclusione negli ambienti di lavoro è riservato solamente 500.000 euro in questa call, perché appunto obiettivo un po' meno primario rispetto per esempio al contrasto alle discriminazioni per questioni di genere, eccetera, eccetera, per cui è previsto un budget, come vedete, di 1 milione.
Oppure viene allocato 1,5 milioni per la prevenzione e il contrasto come dire, agli speech online, insomma, alle problematiche che abbiamo anche insomma, di odio veicolato attraverso i social. Le attività, vi ho segnalato le attività, quindi quando noi prepariamo un progetto dobbiamo capire che cosa rientra, è inutile che andiamo a proporre azioni che magari la call esplicitamente esclude quindi la lettura attenta ci aiuta, della call ci aiuta proprio a calibrare e a fare in modo che in fase di valutazione ci siano tutti gli elementi che vengono richiesti dalla call for proposal. Quindi nello specifico qui vengono la call dice che possono essere finanziate attività di capacity building, quindi di capacitazione, formazione agli addetti ai lavori, agli operatori, ma anche alle vittime di discriminazione o di crimini legati all'odio, mutual learning, quindi sappiamo benissimo quanto importante sia il mutual learning, quindi l'apprendimento permanente, lo scambio di buone pratiche, fare in modo che le buone pratiche poi possano essere effettivamente implementate, che non risultino solo casi studio, ma che queste buone pratiche poi possano essere implementate a livello transnazionale e quindi sortire effetti su una scala più ampia, appunto con un loro valore aggiunto europeo. E quindi poi qui appunto l'elenco di tutte le attività. Ripeto, scorro perché non è l'obiettivo di oggi vedere, analizzare nello specifico, nel merito questa call, ma vedere come è strutturata. E poi per ciascun diciamo strand, per ciascun obiettivo, diciamo, e sono previsti gli obiettivi, i risultati che si vogliono raggiungere. E velocemente scorro perché vorrei arrivare a farvi vedere la parte di le altre informazioni. Allora, intanto per questa call vengono allocate 9.900.000 euro e si precisa pure che il budget potrebbe essere incrementato del 20% nel caso, per esempio, arrivassero tante proposte di qualità, tutte degne di finanziamento, si può, come dire, prevedere un incremento delle risorse aggiuntive eccezionalmente del 20%. Quindi la call ci dice tutto quello che è importante che i proponenti sappiano. E poi c'è anche una previsione di quello che è il timetable, cioè della tempistica prevista. Per esempio, questa call scade proprio oggi alle ore 17 di Bruxelles, ma ripeto, ci sono tantissime call che sono state lanciate o che è possibile o che vengono pubblicate in previsione, quindi sono di prossimo avvio, e vi invitiamo appunto a monitorarle, diciamo, abbastanza di frequente. E poi ci dice il timetable che la valutazione avrà avvio subito dopo, fino al mese di novembre, che si prevede che la comunicazione a tutti i partecipanti, perché sappiate che sia l'esito, che ci sia un esito positivo, che ci sia un esito negativo, gli applicant, i proponenti riceveranno sempre una comunicazione di notifica degli esiti della procedura di presentazione. E quindi si prevede la firma dell'accordo di sovvenzione del Grant Agreement e quindi un avvio delle attività progettuali nel primo bimestre dell'anno successivo. Quindi più o meno qui sappiamo la roadmap, la tempistica che prevede la Commissione rispetto a questo specifico. Chiaramente qui ci dice che le proposte devono essere inviate elettronicamente attraverso il portale Funding e Tender, che purtroppo vi avrei voluto far vedere dal vivo, che era molto più interessante, ma purtroppo la mia connessione non ci penalizza e non ce lo permette. E poi vedete un po' che appunto dice che le proposte devono essere complete e contenere obbligatoriamente tutte le informazioni e gli allegati richiesti e gli eventuali documenti di supporto. E questo lo vedremo anche quando torneremo nelle slide, però lo vediamo direttamente in questa call. L'application ha varie parti. Una parte A, che è la parte, diciamo, più di amministrativa, quindi di rilevo dei dati del lead partner, del capofila, degli altri partner, quindi del coordinatore,
degli altri beneficiari, le eventuali entità affiliate, e c'è come dire, un summary, un riepilogo, una sintesi di quello che è il budget del progetto. Poi c'è sempre elettronicamente una sezione B, la parte B, che è quella vera e propria di descrizione dell'azione, quindi è il progetto che vogliamo presentare. Notare che il form è disponibile online, lo si può scaricare, quindi se ne fa il download. Lo si compila, e poi se ne fa un PDF e lo si ricarica in piattaforma. E poi c'è una parte C che è quella relativa al sistema di indicatori obbligatori proprio per il monitoraggio dei dati di progetto. E poi nello specifico, ma non tutte le call lo richiedono, quindi leggiamo attentamente quello che ci richiede la call. Per cercare di adempiere nel modo migliore, in questo specifico caso vediamo come chiede, e questa è una richiesta abbastanza frequente, il CV ovviamente del personale, dello staff chiave, diciamo, del progetto, in particolare del coordinatore, ma insomma di tutte le figure chiave, un'attività, una descrizione delle attività tecniche realizzate dal coordinatore, fra un po' vedremo. I ruoli dei partner, però il coordinatore appunto è il lead applicant, è colui che rappresenta il partenariato nei confronti della Commissione europea ed è responsabile contrattualmente per l'implementazione, quindi come dire, l'interlocutore contrattualmente responsabile per quanto riguarda la Commissione europea, e poi la lista dei progetti realizzati sempre dal coordinatore negli ultimi 4 anni. Questa cosa del coordinatore mi induce ad anticiparvi una cosa che vedremo fra un po'. Allora, vedremo che fra un po' che ci sono diversi ruoli per i partner, però è ovvio che il coordinatore è quello che è più in vista, insomma, è quello che ha un ruolo più chiave, più strategico, deve avere delle capacità tecniche operative molto forti. Quindi il consiglio è. Nelle prime esperienze progettuali, le prime esperienze di candidature ai progetti europei, cercare sempre di essere prima un partner e quindi di realizzare una parte delle attività e di non assumersi subito, come dire, l'onere e l'onore di essere capofila, perché bisogna essere molto strutturati e avere una certa esperienza. Quindi il consiglio è iniziare con piccole partecipazioni, cioè con dei contributi come partner che implementano una parte delle attività e poi consolidando, rafforzando il proprio profilo organizzativo, il proprio curriculum esperienziale come organizzazione, si può valutare poi di fare un po' il salto e candidarsi proprio come lead partner, quindi come coordinatore del consorzio. Quindi queste, dicevamo, sono le informazioni che devono essere caricate poi vedete che appunto l'application, quindi la candidatura deve essere ben leggibile, accessibile, stampabile. Le proposte, parliamo dell'allegato della parte B, la descrizione dell'azione. Deve essere al massimo di 45 pagine che i valutatori non prenderanno in considerazione un numero di pagine superiore. Quindi dobbiamo anche rispettare, come dire, dei requisiti formali e stare attenti a questi aspetti. L'eleggibilità, quindi qui ci chiarisce chi può partecipare e presentare delle proposte, tutte le entità legali, sia di natura privata che natura pubblica, che facciano parte di stati che siano, se ne abbiano sede in uno degli stati membri, oppure gli altri stati con cui ci sono accordi di associazione che comunque rientrano nell'ambito di applicazione del programma. E su questo, nell'incontro precedente, la collega vi ha dato tantissime informazioni, quindi di nuovo l'invito a vedere quel webinar nel caso non lo aveste visto. E poi chiarisce per le diverse priorità, ricorderete insomma, quelli che sono i criteri, quindi che l'applicant è il capofila, diciamo, e i suoi partner devono essere entità pubblico-private, e insomma, e declina un po' tutte le caratteristiche che devono avere i candidati fondamentalmente. Poi ancora qui vedete come segnala la call che i beneficiari devono essere, per beneficiari si intende il beneficiario della sovvenzione, eh? Quindi parliamo del partner, di tutti i partner del consorzio proponente, quindi ogni entità, ogni partner deve essere registrata appunto in quel participant register che vi dicevo prima in apertura, il cui link appunto è facilmente trovabile appena si entra nel portale. Qui in realtà questa è Raffaella, una ripetizione. scusami,
Dimmi, Giacomo. Raffaella, una domanda. Ci sono due domande che forse era il caso di cominciare a rispondere. Ah, Vabbè, una è molto sì. semplice. Vale il PIC della scorsa programmazione? Vuoi Beh sì, perché una volta che viene fatta rispondere? l'iscrizione è per una volta sola, poi se ci sono per esempio nell'organizzazione dei cambiamenti, per esempio un esempio pratico, Formez ha cambiato, Claudia ricorderai, no? Anche noi abbiamo dovuto inviare per il rinnovo, per il bando, per la sovvenzione per il rinnovo della rete Europe Direct, che fortunatamente ci ha visto riconfermati per il prossimo periodo di programmazione. Per il prossimo quinquennio abbiamo dovuto aggiornare dei dati perché nel frattempo era cambiato lo statuto, erano cambiate delle cose, quindi sempre con lo stesso PIC, con lo stesso identificativo, abbiamo aggiornato i documenti richiesti nella parte del portale dei partecipanti, ma il PIC è sempre quello, assolutamente sì. Anzi, ed è importante non perderlo, anche perché in realtà chi può caricare questi dati sul portale dei partecipanti è il cosiddetto LEAR, che è il Legal Entity Appointed Representative, cioè nel nostro caso per esempio no, era colui che ha curato la registrazione di Formez, l'iscrizione di Formez sul portale dei partecipanti e quindi poi solo quella persona viene abilitata dal portale a caricare documenti, a modificare lo statuto, insomma ad apportare eventuali modifiche. Quindi è importante sapere chi è il leader della propria organizzazione nel caso qualcuno avesse già curato la propria iscrizione in precedenza. Claudia ricorda bene che noi abbiamo avuto nella fase iniziale una difficoltà perché non sapevamo chi avesse curato nella fase iniziale l'iscrizione di Formez e quindi abbiamo avuto qualche difficoltà. Quindi un'organizzazione si deve e si può Esatto. iscrivere una volta sola e deve sapere bene chi è l'IRA, quindi il rappresentante abilitato a caricare i dati sulla piattaforma per conto della propria amministrazione, che è l'unico che avrà le credenziali per fare questo. Poi c'è una Sì, seconda domanda, se Claudia. posso aggiungere, sì, in realtà ci sono due domande alle quali ho già un po' risposto nella chat, però precisiamola perché è importante. Cioè, Carmen ci dice: consigli a società o organizzazioni che non hanno mai risposto a una call for proposal, conviene puntare su un partenariato forte e già navigato o puntare su trend che prevedano un budget indicativo più alto? Quello che ho risposto nella chat e che ti chiederei di riprendere come concetto: non lavorate sulla call, nel senso che c'è il bando e voi vi candidate, lavorate su un'idea progettuale. Che cosa avete in Brava, mente e capiamo. che cosa volete fare? Solo dopo andate a cercare la call più adatta per la vostra idea. Se partite in maniera così al contrario, vedendo la call e poi cercando di farvi venire un'idea, non è l'approccio giusto. Raffaella, Assolutamente, è collegata a confermo, questo? ci sarei arrivata con le slide successive appena interrompo questa condivisione, proprio perché Esatto. è assolutamente fondamentale. Anche quando ho fatto quel richiamo, e li riprenderemo, quel richiamo agli strumenti metodologici, l'idea è che un progetto non si disegna a tavolino, cioè non è che abbiamo un'idea progettuale e cerchiamo il bando in cui infilarlo, ma come dicevo prima, dalla lettura dei documenti e tutto, dobbiamo garantire una pertinenza e una rilevanza del nostro progetto, addirittura il nostro obiettivo del nostro progetto deve essere un obiettivo generale del programma nell'ambito del quale andiamo a chiedere la sovvenzione. Quindi ci vuole un certo rigore analitico e metodologico di preparazione di un progetto. Come dice Claudia, non è che cerchiamo il bando per trovare l'opportunità di finanziamento, ma cerchiamo di conoscere i programmi e facciamo questo lavoro di progettazione più calibrata in collaborazione con gli altri partner. Sì, Raffaella, ancora c'è una domanda che più o meno sempre collegata a questi temi. Volevo chiedere, secondo voi, al fine di ottenere il finanziamento, meglio scegliere un coordinatore, come coordinatore un soggetto con maggiore capacità economico-finanziaria o uno con maggiore esperienza pregressa nella gestione? Se il partner non è forte in una delle due caratteristiche, quali delle due carenze più ostativa?
Beh, in realtà avevo cercato anche di dirlo prima, in realtà un partner che ha una forte capacità finanziaria, il che vuol dire che ha gestito progetti in precedenza di entità di uguale complessità e con pesi finanziari importanti nel caso della Col, però voglio dire il progetto europeo può essere pure, può avere anche piccole dimensioni, quindi dipende. Noi dobbiamo dimostrare che per quella Col abbiamo, come dire, le capacità richieste nella specificità. Call. Diciamo che chi ha una buona capacità finanziaria ha anche capacità tecniche e gestionali forti. Ecco perché prima avevo consigliato se la nostra organizzazione, che sia un'associazione, un NGO, un'amministrazione pubblica, qualunque cosa, se la nostra amministrazione, il nostro ente si approccia, se diciamo alle prime armi, si approccia ora a presentare progetti europei, conviene sempre cercare, poi vedremo come si cercano i partner, a cercare di aggregarsi a un partenariato già solido e forte. Quello che mi preme è precisare, ma lo vedremo fra un po', anche perché è proprio elemento di valutazione, è che ci sia una chiara ripartizione di compiti, task, responsabilità dei partner. Che la Commissione, cioè di solito in alcuni programmi, in alcuni call for proposal c'è proprio un work package, c'è proprio una componente dedicata alla governance del progetto, poi dipende ovviamente dalle call, dalla complessità della call, del programma, eccetera. Noi qui stiamo cercando di parlare un po', di presentare diciamo il minimo comune denominatore, poi ovviamente non è che quello che stiamo dicendo ora è un po' la base, il minimo comune denominatore, poi ogni call può avere le sue specificità in base alle peculiarità del programma tematico che appunto attua. Quindi insomma sì, comunque ora vedremo pure come trovare un partner, come è consigliabile procedere. Ora torno subito alle slide, volevo solo brevemente finire di scorrere la call, solo per dirvi che appunto ci dice praticamente tutto quello di cui abbiamo bisogno. Poi nello specifico sui progetti la durata in questo caso è 12-24 mesi, poi richiama tutte le clausole trasversali, vabbè non entro nello specifico perché anche qui la capacità operativa e finanziaria di tutti i partecipanti, di tutti i beneficiari, cioè di tutti i partner. E c'è tutto un dettaglio. La capacità operativa, per capacità operativa che è oggetto di valutazione, si intende proprio le qualifiche, il know-how, le competenze, le risorse tecniche che possono essere messe a disposizione per l'ottimale implementazione del progetto e dimostrare che tutti i partner possono all'altezza, diciamo, di dare il proprio contributo in base a come viene rappresentata la ripartizione dei compiti e dei contributi nel progetto. Perché deve essere chiaro che dobbiamo rappresentare chiaramente alla Commissione chi fa cosa, quale partner fa cosa nell'ambito del progetto. E il tutto viene governato e gestito. Poi vabbè, i criteri di esclusione che sono standard un po' per tutte le gare, le sovvenzioni europee, ovviamente non dobbiamo essere in ma questo sa va san dir, come si suol dire, quindi non bisogna avere procedure di concordato, bancarotte, eccetera, non bisogna avere violato gli obblighi di sicurezza sociale, eccetera, 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 ma questo è appunto uno standard. Poi la valutazione delle procedure, della procedura di valutazione e aggiudicazione, sappiate che di solito, anzi non di solito, le call vengono, se i progetti vengono a valere sulle varie call, vengono selezionati con l'ausilio di uno gruppo, di un nucleo di valutatori che vengono reclutati esternamente. Infatti, per esempio, chi volesse essere valutatore ha le competenze per farlo, sappiate che ci sono anche delle call, degli avvisi per la ricerca di esperti valutatori che vanno a coadiuvare la Commissione europea in questo task appunto di selezione e valutazione delle proposte progettuali e quindi dice che si valuteranno, prima si valuteranno i requisiti formali, quindi si verificherà l'ammissibilità e l'eleggibilità, poi le proposte che risultino ammissibili ed eleggibili dal punto di vista formale verranno, ne varrà valutata la capacità operativa in base anche ai criteri di valutazione. E vediamo brevemente i criteri di valutazione che un po' introducono il tema delle slide
che vorrei farvi vedere a brevissimo. I criteri di aggiudicazione, quindi quelli su cui verte fondamentalmente per questa specifica call la valutazione, sono quelli della rilevanza, che è uno degli elementi fondamentali, ovvero la nostra proposta progettuale, quanto matcha, quanto incontra, quanto è aderente alle priorità e agli obiettivi della specifica call a cui ci riferiamo. Ricorderete prima che ho detto che il nostro obiettivo generale del nostro progetto deve essere allineato, comunque essere uguale all'obiettivo del programma. Quindi dobbiamo dimostrare che sia appunto la nostra proposta progettuale è rilevante e aderente agli obiettivi e alle priorità strategiche della call. E poi vedete la componente, per esempio, la rilevanza anche viene rapportata alla dimensione transnazionale, europea o transnazionale, e questo è un altro elemento importante. E al peso, diciamo, al criterio rilevanza vengono dati 40 punti nella griglia complessiva, nel peso complessivo. Un altro criterio è quello della qualità. Sia chiaro che la qualità in realtà è un concetto ampio, cioè una risultante di diverse dimensioni, il concetto di qualità. Prima di tutto la qualità, ed ecco che faccio un richiamo a quello che è il rigore metodologico che possiamo mutuare dal Project Cycle Management e quindi dall'approccio del quadro logico principalmente, proprio perché è importante dimostrare che il nostro progetto abbia una logica di intervento coerente, aderente a dei bisogni che abbiamo intercettato, rilevato e che ci proponiamo con le azioni del nostro progetto di andare a migliorare risolvendo le problematiche rilevate in fase di identificazione. Ricorderete la prima fase del ciclo del progetto a valle della programmazione. E quindi la qualità, qui chiaramente dice la chiarezza, la consistenza, la coerenza interna, la logica, appunto, la logica fra i problemi, fra i bisogni e le soluzioni che noi proponiamo, quindi la logica, di intervento del nostro, impianto progettuale, la metodologia per l'implementazione del progetto, eccetera, eccetera. E poi una chiarezza nell'articolazione nell'organizzazione del lavoro, della tempistica, delle risorse disponibili e della ripartizione dei task tra i partner, vedete anche qui. Questo e non ultimo, vedete, anche citato il best value for money, ma questo lo rivedremo breve. Che vuol dire? Abbiamo detto prima che nelle sovvenzioni il peso economico conta meno rispetto, per esempio, ai grant, quindi alle procedure commerciali, però conta, e quando faremo un budget, lo vedremo fra un po', è importante che il budget sia la traduzione in termini economico-finanziari delle nostre attività, che sia assolutamente aderente alle nostre attività e non sovrastimato, perché la Commissione può anche ritenere di Se doveste ritenere valida la nostra proposta progettuale, ci potrebbe aggiudicare il progetto, però chiederci di accordarci una sovvenzione minore rispetto a quella che noi richiediamo, o chiederci di apportare delle modifiche. Queste normalmente si apportano nella fase di negoziazione, come vedremo fra un po', del Grant Agreement, cioè dell'accordo di sovvenzione che cristallizza l'aggiudicazione del progetto al nostro a partenariato e che dà il via alla fase di implementazione e di realizzazione. Per chiudere con quelli che sono i criteri di aggiudicazione, questa call prevede anche l'impatto. Impatto, cioè come le nostre azioni progettuali vanno a impattare a impattare nel medio lungo periodo, quindi garantiscano risultati solidi e possano contare su una strategia di comunicazione, di disseminazione di quello che fa il nostro progetto, dei nostri risultati nel lungo periodo, garantendo anche sostenibilità allo stesso. E per il peso e per l'impatto c'è un peso minore 20 punti. E quindi qua viene chiarito che per questa call, mentre per la rilevanza, che è quello chiave, il criterio chiave, deve essere raggiunta una soglia minima di 25 punti su 40, poi per gli altri non è stabilita una soglia minima individuale, diciamo per criterio, ma possono essere considerate finanziabili le proposte che abbiano avuto una valutazione di almeno 70 su 100, secondo quanto rappresentato. Io a questo punto ecco, poi un'altra cosa importante, come vi dicevo, qui dice che i costi saranno rimborsati nella percentuale stabilita nel Grant Agreement pari al 90%.
che, come dicevamo prima, è una delle percentuali più alte, normalmente vanno dal 50 al 90%. Per esempio, di Europe Direct, noi abbiamo anche noi, lo Europe Direct Roma Innovazione, beneficia di una sovvenzione che però è del 50%. Questo vuol dire che Formez ci deve mettere, deve garantire l'altrettanto, il residuo 50% lo svolge perché possa appunto implementare le proprie attività, e in questo caso è previsto il 90%. Tutto questo viene specificato e cristallizzato ovviamente nel Grant Agreement. In ultimo vediamo come vengono stabilite quelle che sono le categorie di costo che sono ritenute ammissibili. Qua in realtà è abbastanza standard questa cosa, questa call, e quindi ovviamente i costi di personale, i costi di subcontracting, cioè di affidamento a terzi di parte di realizzazione delle attività, qualora i partner della compagine partenariale non siano in grado di fare alcune attività, le possono delegare all'esterno. Anche questo bisogna comunque vedere, sempre nella call for proposal ci sono eventuali indicazioni di massimali o di attività non affidabili all'esterno, quindi non delegabili con procedura di subcontracting. Per esempio, è chiaro che le attività di management e di governance del progetto sono assolutamente non affidabili all'esterno, quindi mai prevedere una cosa del genere, ma è anche abbastanza ovvio. E poi i costi diretti di acquisto con riferimento ai viaggi, per le missioni, per gli spostamenti e alle cosiddette subsistence, cioè al rimborso delle spese appunto di vitto alloggio, eventuali attrezzature ed eventuali altri beni e servizi che fossero necessari. Tutti questi che vi ho evidenziato in giallo sono i costi diretti che sono la base di calcolo su cui si possono calcolare i costi indiretti, che vedete fissati al 7%. Questa è una percentuale abbastanza standard, nel senso che ne si attesta sempre tra il 7 e il 9, ma è quasi sempre il 7%, e come vedete chiarisce proprio il 7% dei costi diretti. I costi indiretti sono quei costi che ci vengono riconosciuti forfettariamente, quindi appunto come una percentuale prefissata di quelli che sono i costi diretti, proprio perché non direttamente rapportabili all'implementazione dell'attività progettuale. E basta. E poi appunto le modalità di pagamento. Per questa call è previsto un prefinanziamento all'80%, cioè in fase di aggiudicazione nel Grant Agreement, nella parte dedicata alle disposizioni finanziarie, verrà previsto che la commissione eroghi a firma, dopo 30 giorni dalla firma del Grant Agreement, una prima anticipazione dell'80%. È il saldo residuo, il balance, quindi il residuo a saldo a completamento delle attività. Questo quindi non sono previsti i pagamenti intermedi, ma semplicemente perché il periodo durata del contratto, ricorderete, era fissata da questa call fra i 12 e i 24 mesi. Per progetti ovviamente con una durata annuale, una durata temporale più lunga, magari su più anni, possono essere previsti dei pagamenti ovviamente intermedi ad avanzamento lavori, ad avanzamento attività. Provo a ritornare brevemente sulle slide per proseguire. Mi scuso per questo continuo cambio di slide, e soprattutto per non avere potuto illustrarvi in diretta, diciamo, il sito, perché sarebbe stato un po' più efficace, più utile, più fruibile. Comunque, quando rema contro la tecnologia non si può fare più di tanto. Ecco qui i criteri di valutazione del progetto. Su questi molto brevemente, perché alcuni li abbiamo già visti scorrendo rapidamente questa call. La rilevanza l'abbiamo detto, quella che in inglese viene definita relevance, cioè gli obiettivi progettuali devono essere aderenti alle priorità della call. La call vuole andare a risolvere determinate problematiche, quindi noi dobbiamo sviluppare un progetto che sia perfettamente calzante e coerente. Ecco quindi quel commento della collega Claudia prima, che diceva: non pensate di prendere questo progetto e incastonarlo in una call, ma al contrario, il lavoro di elaborazione del progetto deve essere rilevante e quindi aderente agli obiettivi, allo scopo della dello specifica call. La pertinenza: abbiamo detto che il progetto, attraverso la fase di identificazione, va a fare una rilevazione di quella che è l'analisi del contesto, l'analisi dei problemi, appunto le problematiche, che con l'azione progettuale, quindi con la realizzazione delle attività, vuole andare a risolvere attraverso il raggiungimento di risultati
Precisi che vanno a determinare, che vanno a garantire il raggiungimento di alcuni obiettivi. Quindi la pertinenza e gli obiettivi progettuali sono veramente basati su questa rilevazione dei problemi reali che il progetto vuole risolvere. L'innovazione ovviamente non in senso stretto, ma l'innovazione in senso ampio, quindi con riferimento agli aspetti metodologici piuttosto che al contenuto, piuttosto che al contesto in cui si va a incidere. Poi il valore aggiunto europeo, avete visto, il valore aggiunto europeo era per esempio nella call che abbiamo visto prima un subcriterio della qualità, e fra un po' vedremo il concetto di qualità che è appunto un po' ad ampio spettro e, come dicevo prima, è un po' una risultante di tanti elementi. Nella call il valore aggiunto europeo era proprio un elemento del criterio qualità della proposta, e vuol dire appunto che gli obiettivi e gli effetti delle azioni possono essere raggiunti meglio a livello europeo attraverso la cooperazione fra più stati membri, il vantaggio diretto che può offrire ai cittadini europei, eccetera. Per esempio, io ricordo, Claudia, quel progetto che ha implementato il Formez nell'ambito del programma sui fondi del Ministero, insomma, non mi ricordo qualche programma era, però aveva a che fare con la cooperazione delle forze di polizia, per esempio, nell'ambito dei beni culturali, per porre in essere un sistema Sì. effettivo di cooperazione fra stati anche confinanti, quindi trasfrontalieri, per contrastare il traffico, per esempio, di opere, di beni culturali rubati, per dire. Quindi, no, è Sì, ovvio che un progetto del genere ha una cosa. era un programma proprio per le forze dell'ordine che aveva questo tipo di azioni, prevedeva questo tipo di azioni. Ora non mi ricordo il nome specifico del programma, era un programma proprio per la collaborazione tra le forze. Però non Sì, importa il certo. nome del programma, è per dire che era un esempio di quei progetti che imprescindibilmente hanno una dimensione europea, proprio perché attraverso la cooperazione con più stati membri permettono il raggiungimento di obiettivi a più ampio spettro, e quindi insomma è un elemento importante. Non so perché siamo andati indietro. Ecco, poi per concludere sui criteri di valutazione di un progetto, quindi la sostenibilità, cioè riuscire a garantire che la situazione di miglioramento che il nostro progetto vuole determinare con il raggiungimento degli obiettivi che ci prefissiamo sia duratura, cioè possa avere un impatto e generarsi nel medio-lungo periodo in maniera stabile. La qualità, appunto, è la coerenza interna della logica di intervento, la fattibilità tecnico-economica, la governance e il management, tutte cose che noi dobbiamo raccontare e spiegare bene, rappresentare bene in quella famosa description of the action, cioè quella parte B del formulario che abbiamo visto prima. E poi il value for money, cioè un buon rapporto qualità-prezzo, diciamo, passatemelo in questa maniera poco corretta, un po' prosaica, ma insomma il value for money è dimostrare appunto che le attività che noi realizziamo sono, come dire, hanno un buon rapporto rispetto ai costi che vengono preventivati. E questo appunto è il richiamo che vi volevo fare all'approccio al quadro logico come principale strumento usato nella progettazione, non solo per la fase di formulazione del progetto, quindi nella fase di identificazione, nella successiva fase di formulazione, ma anche proprio come strumento per il project management, quindi per la gestione del progetto. Utilizzare il quadro logico nella fase di identificazione garantisce appunto la pertinenza dell'idea progetto, quindi il fatto di formulare degli obiettivi che siano aderenti e che vadano a risolvere delle problematiche rilevate nella fase di identificazione, quindi di analisi, e invece la formulazione, quindi nella strutturazione del progetto in maniera più operativa, stabilendo la tempistica, le risorse necessarie, eccetera, eccetera, si va a garantire la fattibilità e la sostenibilità del progetto. Ecco perché l'invito a riprendere, rimetabolizzare, uso questa parola non a caso, rimetabolizzare gli spunti metodologici, gli strumenti del project cycle management, dell'approccio del quadro logico, proprio perché non deve essere un mero esercizio compilativo di utilizzare la schedina per mettere e concatenare attività, risultati e obiettivi, ma perché ci aiuta effettivamente a mettere in pratica quell'approccio analitico che è imprescindibile per poter formulare dei progetti di qualità. Ecco, progetti di qualità che, come vi dicevo prima, sono un po'
deriva un po' da un insieme di dimensioni, l'impostazione, la concezione, la complementarietà con altri progetti già finanziati. Questa è una cosa fondamentale. Non ve l'ho fatto vedere prima nella call per motivi di tempo, ma praticamente tutte le call suggeriscono, e per fortuna, ma sarebbe comunque una cosa opportuna anche se le call non lo suggerissero, ma comunque per fortuna ci invitano a farlo, di analizzare sempre i risultati di altri progetti che erano stati finanziati in precedenza nell'ambito del programma, proprio per valorizzare e mettere in luce evidenti eventuali complementarietà. La Commissione europea non finanzia due volte la stessa cosa, per cui è ovvio che se deve aggiudicarci un progetto per realizzare alcune attività, cosa buona e giusta che questo progetto prenda atto e capitalizzi gli eventuali risultati di altri progetti o comunque che sia complementare agli stessi. E quindi dobbiamo, è importante conoscere i risultati di altri progetti. Come conosciamo i risultati degli altri progetti? Lo vedremo a brevissimo, proprio sempre attraverso il portale EU Funding Portal, dove c'è una sezione ricerca, dove c'è risultati dei progetti e per ciascun programma ci sono i principali progetti finanziati da cui si possono, appunto, che è importante conoscere. L'approccio, quindi, sia le metodologie utilizzate per lo sviluppo dell'azione, la coerenza del piano d'azione, una prestare particolare attenzione alla componente, di solito un work package dedicato proprio alla information e dissemination, cioè alla disseminazione dei risultati, proprio per cercare di garantire quanto come dire, una divulgazione e una sostenibilità quanto più ampia possibile. Il partenariato e la gestione, e lo abbiamo già detto, è fondamentale dimostrare la qualità del partenariato in termini anche di capacità tecnica, di complementarietà, eccetera, e il rapporto costi-benefici, appunto il value for money, quindi qualità di un progetto prevede diversi elementi. Il partenariato abbiamo già visto che è un elemento cruciale, ci sono diversi tipi, intanto il partenariato è oggetto di valutazione, l'abbiamo visto scorrendo la call, ed in relazione al partenariato con particolare riferimento al cosiddetto lead partner, cioè al coordinatore, al capofila, ma anche a tutti i partner viene valutata la capacità tecnica, il curriculum delle risorse chiave del personale cruciale per la realizzazione dell'azione, dell'esperienza pregressa a implementare progetti di natura tecnica di equiparata, diciamo, complessità, e quindi anche l'expertise. Poi ovviamente il partenariato va fatto anche in base a quello che è l'idea progettuale. Ora qui non si può generalizzare, ovviamente, dalla specifica call e dallo specifico programma dipendono tante cose, ma insomma ragionare anche sulla copertura, sulla distribuzione, quindi sulla dimensione transnazionale, valutare quali il partenariato, quali paesi dovendo essere fondamentali obbligatori coinvolgere amministrazioni o enti o entità di più stati membri o di paesi che rientrino nell'applicazione del programma, cioè valutare anche su quella che è la distribuzione geografica del partner, l'abbiamo detto, la complementarietà tra gli stessi, obiettivi condivisi, eccetera. I ruoli dei partner. Il lead partner è il capofila e abbiamo detto che è colui che rappresenta, che materialmente formalizza, invia la proposta progettuale in nome e per conto degli altri partner. E poi c'è il partner vero e proprio che partecipa, a cui viene demandata la realizzazione di una parte di attività o di alcuni task, che quindi ha la sua quota di budget corrispondente. E poi c'è il partner associato, cioè sono quei partner che magari sono strategici importanti che ci siano, che facciano parte del progetto, ma non hanno una vera e propria quota di budget. Quindi sono partner più di opportunità, di strategicità, che partner come beneficiari, perché non beneficiano appunto della sovvenzione. E poi il subcontractor, l'abbiamo già detto, la call precedente per esempio lo consentiva, ma va sempre verificata eventuali restrizioni nella call for proposal. Brevemente, quindi il capofila, dicevamo, affidiamoci se siamo alle prime esperienze dei capofila già, come dire, con esperienza, già collaudati, perché ha un ruolo, ha dei compiti abbastanza importanti. Intanto è colui che appunto presenta la candidatura sul portale dei partecipanti, gestisce le operazioni finanziarie, quindi è colui che firma il grant agreement, è colui che gestisce gli incassi, quindi gli anticipi dalla commissione, e poi li deve, come dire, li deve ridestinare, rinviare ai partner in base
agli accordi presi nel famoso Consortium Agreement o Partnership Agreement, è tenuto alla conservazione dei registri contabili anche ai fini della rendicontazione, non solo le proprie, ma di tutti i partner. Quindi, insomma, ha un ruolo abbastanza delicato e ovviamente poi è l'interfaccia della Commissione per qualunque tipo di comunicazione. Il Grant Agreement, dicevamo, è l'accordo di sovvenzione che viene firmato, abbiamo visto nella call precedente, di solito dopo 6 mesi dall'avvio della procedura, mediamente, ma la tempistica può cambiare. Non è standard viene firmato appunto nella fase di negoziazione. Si compone di una parte di special condition, cioè quelli che stabiliscono l'obiettivo, la durata, il ruolo dei beneficiari, l'importo della sovvenzione, il reporting, cioè le modalità, la cadenza temporale concordata con la commissione per fare il reporting, eccetera, eccetera. Poi c'è l'annex, la description of the action, che è proprio l'allegato tecnico, fondamentalmente la descrizione del nostro progetto, e poi le general condition che si riferiscono, sono quelle, una parte un po' più standard, a quelli che sono gli obblighi delle parti, gli aspetti legali, risoluzione del conflitto, foro competente, eccetera, eccetera, e protezione dei dati. E poi ci sono le disposizioni finanziarie, che è appunto la parte relativa al budget. In fase di grant agreement, come vi dicevo, è una fase vera e propria di negoziazione, cioè la Commissione europea può anche chiedere di modificare, per esempio, una parte delle attività o di tenere conto o di ridurre, per esempio, il finanziamento perché si ritiene sovrastimata la previsione, il budget previsto, per esempio, e quindi dice che non è garantito il value for money e quindi richiede un dimensionamento, o addirittura se il comitato di valutatori che valutano la nostra proposta progettuale la ritengono meritevole di finanziamento, valida perché incontra tutti, soddisfa tutti i criteri di selezione analizzati in precedenza, però ritiene che siano necessarie delle azioni correttive. Beh, nella fase di negoziazione del grant agreement può essere chiesto ai partner di modificare parte delle attività per recepire eventuali commenti del gruppo del pool di valutatori. Come trovare un partner? Molto brevemente, intanto attraverso il portale Funding and Tender Opportunities, che ora vi farò vedere, attraverso eventuali contatti già esistenti o la partecipazione a conferenze, info days, e con i siti e il punto di contatto nazionale. Tenete conto che i punti di contatto nazionale proprio sono preposti a organizzare info day, quindi sono un ottimo punto di riferimento da tenere in considerazione. E poi, come vi dicevo, la lista dei progetti approvati che troverete nella sezione apposita del portale EU Funding e Opportunities Portal, dove c'è proprio una sezione risultati dei vari progetti. E questo è molto importante, cioè offre un grande vantaggio competitivo perché se riusciamo a capire, come dire, a ingaggiare partner, a sviluppare la nostra idea progettuale in cooperazione con partner già rodati, con esperienza, è sicuramente un plus e un valore aggiunto perché conoscono già le regole del gioco, le priorità del programma e quindi sono utili. Come vedete qui da questa schermata, How to Participate, questa è l'home page del portale Funding Tender Opportunities. Vedete che il primo cerchietto al centro c'è il partner search, quindi se voi cliccate lì potete attraverso una serie di parole chiave o nell'ambito di un programma piuttosto che un altro, in base a un criterio geografico piuttosto che a un criterio tecnico, potete inserire delle richieste, diciamo, di ricerca partner o vedere altre ricerche partner, quindi magari voi stessi potreste essere contattati da altri potenziali partner che stanno cercando appunto forme di collaborazione. E poi appunto anche tenete conto che nella call, quando andate online e scorrete il documento, c'è una sezione partner search, quindi si vedono già le organizzazioni che sono interessate a partecipare a quella call e che stanno cercando delle partnership, quindi magari voglio dire molto più facilitato rispetto a un passato. Ricordate il messaggio che vi avevo dato in apertura, che forse oggi è più facile presentare proposte progettuali
che in passato, non fosse altro perché gli strumenti e le informazioni disponibili sono, diciamo, più facilmente fruibili. Ecco come si ricerca una call. Andate, sempre sulla pagina del portale di prima. Prima eravamo in How to Participate nella seconda colonna, invece ora c'è Search, Funding e Tender. E vi vorrei far notare come, intanto io qui ho flaggato solamente i grant perché non ci occupavamo solo delle sovvenzioni, abbiamo detto che i tender non ci interessano, ma chi fosse interessata ai tender, ovviamente sempre da questo portale ha accesso e può cercare le informazioni. Poi notate come sulla sinistra il primo è stato, quindi c'è sia il forthcoming, cioè gli avvisi, le call che sono di prossimo lancio, quindi c'è una sorta di pre-informativa, vengono pre-pubblicati e questo è importante perché ci consente di guadagnare tempo. Ecco perché l'importanza di monitorare e consultare il sito abbastanza frequentemente, perché se noi già sappiamo che fra 3 mesi verrà pubblicata una call che ci viene pubblicata come preavviso, ci dà, no, più tempo per iniziare ad attrezzarci per preparare il nostro progetto. E poi quelle già aperte, pronte per l'invio, queste qui schermate sono tutte open for submission, come vedete, e notate che per esempio a ieri, perché questa schermata l'ho fatta ieri, per i grant, e poi potete scegliere, scusate, anche il periodo di programmazione, quello 14-20 per alcune code di avvisi che sono in fase di espletamento per chiusura dei programmi del periodo precedente. Io ovviamente qui ho cercato quelli del corrente periodo 21-27 e quindi ho cercato quelli di tutto il periodo di programmazione, ma ancor più potete selezionare in base al programma. Una volta che conoscete il programma entro cui nel cui settore, diciamo, voi operate, potete scaricare e selezionare la specifica call, di vostro, interesse. Ecco qui, questo è, per esempio, questo è l'avviso, un altro avviso, quello sulla European Remembrance, che era un altro offer proposal che vi volevo far vedere. Qui, per esempio, vedete, questa è direttamente la schermata del portale, vedete che ci sono attualmente, a ieri, 60 organizzazioni che cercano collaborazioni, partner per collaborare. Quindi è molto agevolato anche grazie allo strumento del portale. E vabbè, questo l'abbiamo detto, quindi andiamo avanti. Insomma, l'abbiamo detto di come si compone l'application form quando abbiamo visto la call. Budget e costi. Beh, alcuni principi generali, il cofinanziamento l'abbiamo già abbondantemente detto. Ovviamente la regola non del doppio finanziamento, quindi non possono essere finanziate 2 volte le stesse azioni, tanto che quando andiamo a compilare la nostra candidatura, la presentazione della nostra proposta progettuale, dobbiamo dichiarare eventuali sovvenzioni di cui abbiamo fruito in passato, proprio per evitare che ci sia una sovrapposizione ad attività. E poi quello ovviamente del no profit, l'abbiamo già detto, sono attività istituzionali, quindi possiamo partecipare, possiamo ricevere una sovvenzione, dobbiamo cofinanziare per la restante parte, ma la sovvenzione, che il progetto che noi implementiamo, non può generare delle entrate. Se dovessero generarsi delle entrate, queste andranno dedotte dall'ammontare residuo della sovvenzione. Ed era questa cosa, era esplicitata nella call che vi ho fatto vedere prima. Mi dispiace, forse non ci sono passata molto velocemente e non ve l'ho messa in evidenza, ma è una regola ovviamente super cristallizzata. E poi i costi eleggibili, intendendo i costi eleggibili, ovviamente quelli che sono sostenuti durante il periodo contrattuale. L'eventuale retroattività è molto eccezionale, deve eventualmente essere specificamente prevista dal grant agreement e motivata solo da ragioni eccezionali. Diciamo che la regola è che ovviamente tutte le spese sostenute dalla firma del grant agreement in poi, ovviamente, come nella maggior parte dei casi, essere espressamente previste nel budget, connesse e necessarie per la realizzazione delle attività, quindi essere pertinenti, necessarie alle attività che dobbiamo realizzare per il raggiungimento dei determinati risultati che ci prefiggiamo, essere ben identificabili e verificabili, eccetera. Il budget, appunto, deve essere la traduzione in termini numerici delle nostre attività, quindi il warning di prima: mai esagerare, fare un'analisi dei costi, anche questa fedele a quello che sono le attività da realizzare, e bisogna sempre rispettare le diverse categorie di costo ammissibili, che sono comunque sempre esplicitate e dettagliate nella call.
In generale, per esempio, la call che vi ho fatto vedere prima prevedeva sia un sistema misto, diciamo, sia di costi diretti, quindi quelli effettivamente sostenuti, ma anche un importi flat, diciamo, forfettari, ovviamente per il caso delle spese di viaggio, si possono utilizzare come parametri standard forfettari, per esempio, i cosiddetti per diem, le travel subsistence allowances, che sono stabilite direttamente dalla Commissione europea per ciascun paese di riferimento, dove si va a svolgere l'attività. E poi appunto i costi di subappalto, i subcontracting cost, cioè le attività da affidare a terzi, eventuali attrezzature, ma solo se strettamente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, eventuali altri other cost, che sono quelli residuali, quindi eventuali pubblicazioni, audit, eccetera, e i costi indiretti, che sono, come abbiamo visto nella call precedente, una percentuale fissa dei costi diretti. Però vi volevo dire che ci sono alcune call, come per esempio quella che scade il 22 giugno, che non vi ho fatto vedere, sulla European Remembrance, quindi sul giorno, diciamo, sulla memoria europea, sempre finanziata nell'ambito del programma Cittadini, Equità, eccetera, che per esempio prevedeva come formula una cosiddetta lump sum, cioè una sovvenzione data su base forfettaria. Quindi esistono anche queste possibilità. La modalità di finanziamento, cioè costi diretti o spese miste, diretto forfettario o solamente forfettario, è direttamente già prevista, diciamo, nella call for proposal, quindi è importante anche da questo punto di vista. Io avrei finito, spero di avervi fornito qualche informazione utile. Mi dispiace per i problemi tecnici, sia di video che la rete debole che non ci ha consentito di rendere la presentazione del portale un po' più efficiente, un po' più gradevole. Ma insomma, spero di avervi fornito qualche elemento utile in questa prima panoramica, diciamo, dei primi step per avvicinarci alla progettazione europea. Claudia, tu vuoi aggiungere qualcosa? Professor Montini? No, io volevo semplicemente ringraziare te, ringraziare tutto il nostro staff, ma anche lo staff dei due Europe Direct di Siena e di Trapani. Quindi ringraziando lo staff ringrazio anche loro in qualità di partner e poi voglio principalmente ringraziare i partecipanti perché sono stati con noi in questo lunghissimo ciclo e ci ha fatto piacere, ci siamo fatti anche compagnia in un anno che sicuramente è stato un po' difficile e basta, quindi voglio ringraziare e salutare tutti e seguiteci perché tra un po' verremo fuori con altre iniziative. Lascio la parola al professor Montini. No, anche io volevo semplicemente ringraziare innanzitutto Raffaella Scordino per questa presentazione molto dettagliata, molto utile, penso, per tutti, per iniziare per i principianti e anche per i non principianti, perché comunque è sempre utile soffermarsi su questi temi e capirne di più, perché comunque è un sistema complesso, anche se, come ha detto giustamente Raffaella, forse più semplice che in passato l'accessibilità alle informazioni. E quindi niente, grazie veramente a tutti, grazie a Claudia Salvi che adesso non vedo più nella finestra del video. Eccomi. Ecco, è comparsa, è ricomparsa. Quindi grazie davvero per aver organizzato e condotto, diciamo, la regia, diciamo, di questa serie di webinar, di questo ciclo di lezioni, veramente. Quindi direi in primis grazie a Claudia e poi a tutti, insomma, a Marta che ho visto un attimo apparire, e della Europe Direct di Trapani, e quindi davvero grazie a tutti. Grazie a tutti quanti. È stata una bella lezione d'Europa. Grazie davvero. Complimenti a Raffaella. Claudia, forse dovremmo solamente dire che auspichiamo, insomma, di poter organizzare nei prossimi mesi a venire, almeno questo è il nostro obiettivo, delle giornate di approfondimento, di presentazione delle call di specifici programmi. Magari quelli più. Quindi questa voleva essere solamente un'introduzione generica di
primi step, primi passi, ma l'auspicio che insomma, è quello di organizzare delle giornate dedicate a uno specifico programma con la collaborazione dei National Contact Point e quindi magari l'analisi più dettagliata di un bando, di una call for proposal nell'ambito dei diversi programmi tematici. Perfetto, io ringrazio ancora anche lo Claudia, staff non ti si sente, dell'Aiutare hai Siena, l'audio che non ho disattivato? ringraziato prima, Angelita Campriani e Monica Masti in particolare, che hanno organizzato il lavoro dal punto di vista qui del gruppo di Siena. E niente, e lascio a Claudia l'ultimo saluto Grazie, finale. professore Montini, volevo solo ringraziare anch'io personalmente tutto lo staff di Siena, ma ovviamente tutti quanti i partecipanti per questa attiva partecipazione. Grazie ancora. Claudia, non ti sentiamo. Allora, Claudia ha un problema forse con niente, oggi la tecnologia tra difficoltà video e difficoltà audio non ci ha aiutato. Non ti funziona più l'audio, quindi allora rinnoviamo i ringraziamenti ai partecipanti, i nostri saluti. Grazie a tutti i partner per la preziosissima sinergia. Arrivederci. Buon proseguimento di giornata e di Arrivederci a settimana a tutti. tutti. Arrivederci.